Buonasera a tutti, ci sono molte cose da dire anche per quelli che sono collegati online. Intanto partiamo da una buona notizia, perché se ci abbiamo solo e poi dopo il clima non è. Allora, c'è la prima buona notizia, che poi si collega ad un'altra che adesso dovremo, mi stanno chiamando le aziende, ho detto ma come? Allora, la prima buona notizia è che noi abbiamo chiuso tre di questi 11 bandi e sono andati molto bene, estremamente bene, dovrei fare una pure troppo, nel senso che abbiamo avuto richieste pari al triplo rispetto alla alle domande. I tre bandi che sono stati chiusi sono quelli che riguardano i cosiddetti contratti di sviluppo per le grandi imprese, e c'è anche un'impresa di Amatrice. Per le piccole e le medie imprese, e poi vado a vedere che cosa c'è di Amatrice nell'elenco, e per il cosiddetto meno uno, e per il cosiddetto ciclo delle macerie, cioè quelle imprese che riutilizzano gli scarti delle macerie derivanti dal sisma, ma anche non dal sisma, come materiale di recupero, come materiale di costruzione. È evidente che se c'è stato un buonissimo, diciamo, impatto, vuol dire che magari non è la matrice, però in altre zone del cratere un po' di vitalità c'è, e non solo nelle aree meno danneggiate. Noi in questi bandi non abbiamo potuto, perché sono contratti di sviluppo, avremmo avuto una difficoltà a farlo, prevedere una premialità, o meglio, prevedere una preferenza, una priorità per le imprese con danno da sisma. Ma nella valutazione le imprese che hanno avuto danno da sisma hanno una premialità da questo punto di vista. Invece negli altri bandi abbiamo proprio previsto una priorità per le imprese che hanno avuto danno da sisma. Allora, questi bandi che abbiamo chiuso avevano una caratteristica, erano bandi a sportello, cioè fondamentalmente valutati in ordine cronologico. Sono stati chiusi venerdì scorso, il contratto di sviluppo di piccola e media dimensione e il ciclo delle macerie, mentre il contratto di sviluppo di grande dimensione è stato chiuso ancora prima, a inizio mese. Che cosa possiamo fare per recuperare questi 400 milioni che ci mancano? Visto che mi stanno. Allora, ci sono almeno su questa partita e poi anche sulle altre che adesso vi dico, alcune opzioni. La prima opzione, certamente, se ci sono degli avanzi negli altri bandi, li andiamo a riassegnare sui bandi che hanno avuto un eccesso. Questo probabilmente non basterà, perché anche dagli altri bandi qualche segnale buono sta arrivando. Potrebbe anche essere, in questo senso è stato dato mandato, quindi c'è una notizia che ieri è stato dato mandato al commissario Legnini di attivarsi presso il nuovo governo per chiedere fondamentalmente due cose: la proroga della concessione dei finanziamenti oltre fine anno, perché se viene mantenuto il regime d'aiuto della Commissione europea, chiaramente questo ci permette anche di concedere i finanziamenti dopo. Noi comunque abbiamo chiuso il bando, però ci diamo più tempo per fare l'istruttoria e poi ovviamente di verificare le modalità e le forme per riassegnare risorse adeguate. Teniamo anche conto di un elemento importante: tutto questo perché è accaduto? In parte perché un po' di vitalità c'è e bisogna fare in modo che questa vitalità, che ha anche a che vedere con la speranza, in qualche modo la voglia di resistere o altro, riguardi tutti i territori del cratere. Però c'è anche un altro elemento: banalmente il commercialista fa due conti e passa un treno che non è detto che passi un'altra volta dal punto di vista del regime d'aiuto. Si dà il 50% di fondo perduto, in questo caso, negli altri bandi anche di più. Si dà anche una percentuale di finanziamento agevolato, su cui adesso andremo a contrattare con le imprese per chiedere quelle almeno che ne hanno meno bisogno di limitarlo. E poi c'è la possibilità di accedere, anche questa è un'altra novità importante, ma ve la dico dopo.
vado avanti con gli interventi che riguardano le piccole imprese. Quindi, in ogni caso, la prima questione è che i primi tre bandi avevamo messo circa 200 milioni di euro di incentivi, ci sono arrivate domande per circa più del triplo. E allora è chiaro che questo implica anche, ovviamente, probabilmente, anche la possibilità poi di chiedere al nuovo governo, nel momento in cui, chiaro che questi bandi che cosa ti dicono? Io pubblico, ti do 50, tu metti il resto. Quindi vuol dire che se noi diamo 600, se noi abbiamo 650 milioni di incentivi, vuol dire che questi incentivi vengono utilizzati in ragione del fatto che il privato ci mette più o meno lo stesso, anche un po' di più in realtà, perché non è solo il 50%, mediamente è leggermente di più. È evidente che a fronte di questa disponibilità io credo che anche politicamente ci sarà forse la possibilità di chiedere un anticipo, quantomeno una modalità attraverso cui noi faremo di tutto per riassegnare le risorse del nostro fondo che forse non riusciamo ad assegnare. Ma se siamo bravi e le assegniamo tutte, allora forse c'è la possibilità di chiedere in finanziaria anche un'integrazione. Bene, quali sono invece tutte le altre misure che è utile conoscere che scadono a fine mese? Tranne due. Due non scadono a fine mese, ma le due che non scadono a fine mese riguardano il sindaco, non riguardano le piccole imprese, ma riguardano due interventi del comune che a loro volta possono riguardare, ovviamente, anche impattare sulla popolazione. Lo dico subito quali sono: la comunità energetica e in questi giorni stiamo contrattando con Bruxelles per evitare Bruxelles. Allora, noi siamo i primi, un'altra cosa interessante, i primi in Italia a fare un bando sulle comunità energetiche, e siccome siamo gli apripista dobbiamo, come dire, svicolare tutti gli ostacoli. Non ve la faccio lunga. Un ostacolo è che qualcuno alla Commissione Europea si è svegliato dicendo: ah, ma voi in questo modo date anche un aiuto alle imprese, come si direbbe, viva Dio, e allora forse dovete andare nel regime d'aiuto, quindi dovete notificare il regime d'aiuto. Allora stiamo cercando di evitare di notificare il regime d'aiuto perché siamo sotto, diciamo, il regime di esenzione. Questo comunque è un punto. 20 novembre ci sarà il termine entro cui dobbiamo appunto completare questo bando. Con 68 milioni di euro, se ci saranno degli avanzi e se avremo tante domande, poi magari andremo ad integrare. Dell'altro bando invece ve ne parlo dopo, quando parliamo delle misure che riguardano le imprese turistiche e culturali e quello che può fare il vostro comune. Invece, per quanto riguarda le piccole piccolissime imprese, abbiamo tre bandi. In generale, però, a monte, tutto quello che vi sto dicendo lo trovate sul sito internet www.nextappennino.gov.it, dove trovate i bandi, i testi, le schede e dove potete anche, diciamo, utilizzare questi strumenti per poter presentare tramite il vostro consulente commercialista o da soli, se siete bravi, direttamente la domanda. Altrimenti potete andare alla Camera di Commercio, agli sportelli dell'agenzia regionale, c'è uno sportello a Rieti dell'agenzia della Regione Lazio che si chiama, questo non dovevo dirlo, no, dell'agenzia della Regione Lazio, comunque c'è uno sportello per farvi assistere a presentare, diciamo, la domanda. Allora, le domande, poi vi do anche un po' di gossip sulle domande. La prima riguarda le microimprese, ok? B1-3A. Abbiamo messo 100 milioni fondamentalmente per fare due cose: startup, avvio di impresa, cioè per le imprese che sono da costituire o costituite da non oltre 12 mesi, o per le imprese che sono già costituite da più di 12 mesi e che stanno, come dire, vogliono investire per sviluppare la propria attività. Qui le imprese che hanno avuto danno da sisma hanno avuto una corsia preferenziale e la loro corsia preferenziale risolta con lo sportello si è chiusa venerdì scorso. Adesso vanno tutte le altre che vanno a graduatoria.
Sono finiti i soldi? No, ci stanno ancora molti soldi, molti, poi bisogna vedere. Però qui ci sarà un po' un avanzo, perché i soldi sono tanti e il quanto arriva all'impresa è più limitato, ok? Quindi già vi dico, professionisti, partite IVA, piccolissimi imprenditori, artigiani, tutto può rientrare, anche imprese turistiche, trasformazione agroalimentare, tutto quello che può rientrare per le piccole attività tra i 40 e i 250 mila euro se è un avvio, una startup, tra i 40 e i 400 mila euro se è un'impresa già costituita, più o meno qua ci sta tutto. Cos'è che non ci sta? Si fa prima a dirlo. Non ci sta la produzione agricola diretta, nel senso che ci sta la trasformazione, ma non la produzione, perché quella viaggia su altre notifiche, su altre, insomma, non possiamo farlo come... tra l'altro, noi siamo stati anche una apripista, perché non solo sulle comunità energetiche, ma credo che siamo gli unici a dare i soldi del PNRR direttamente alle imprese. Forse c'è qualche contratto di sviluppo del MISE, ma comunque qualcosa di molto più limitato, ma siamo i primi e gli unici a dare soldi direttamente alle imprese. Che cosa si finanzia? Tutto è finanziabile: opere murarie, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze, eccetera, eccetera. Anche le consulenze specialistiche e le spese di costituzione. Poi io, siccome tutte le volte che c'è un problema, perché in Vitalia dà interpretazioni restrittive, io cerco, guarda, l'interpretazione la diamo noi e cerchiamo di allargarla, ve lo dico perché questi giorni c'è in corso una questione rispetto all'inserimento delle spese dei consulenti che fanno appunto il progetto. Questo è il primo intervento, è un intervento che a oggi siamo tra ciò che è stato impegnato sullo sportello e ciò che è già andato a graduatoria. Diciamo che abbiamo impegnato circa il 40%. È chiaro che ci sono molti progetti che sono caricati ma non presentati. Io devo dire, se c'è un avanzo lo rimetteremo sui contratti di sviluppo, e detto tra noi spero anche che un pochino di avanzo ci possa essere. Un altro intervento importante riguarda invece il bonus che diamo a tutte le imprese che fanno investimenti innovativi. Che cos'è che si va a pagare qua? Qua si va a pagare tutti gli investimenti che riguardano le spese di personale, le immobilizzazioni materiali e immateriali, i costi di ricerca, i servizi di consulenza, le spese generali per tutte le imprese che fanno investimenti innovativi di qualsiasi tipo: marketing, organizzazione, processo, prodotto, digitalizzazione, impatto ambientale soprattutto. E quello che arriva all'impresa è molto. Innanzitutto paghiamo due cose: paghiamo un voucher con cui si danno direttamente i soldi al consulente che fa il progetto e che segue la realizzazione, l'iter del progetto di innovazione. E poi diamo le risorse al progetto di innovazione. Allora, questo intervento deve avere una durata non superiore a 18 mesi, e qui si parte da un intervento minimo di 250 mila euro a un intervento massimo di 2 milioni e mezzo di euro. Questa è una misura che ha un fondo perduto molto alto. Trovate nel sito la tabella del regime d'aiuto, quindi davvero molto, molto alto, supera anche la metà di queste risorse. È importante conoscere questo strumento, perché ci abbiamo messo 58 milioni di euro, ne abbiamo impegnati per ora una ventina, abbiamo progetti caricati per un'altra decina, e insomma è davvero una delle misure più innovative, più interessanti, e come tante cose che sono innovative e interessanti sono quelle meno capite. Invece questo è uno strumento davvero importante, anche perché la parola innovazione non è ricerca e sviluppo. Innovazione è qualsiasi cosa che ha a che vedere con l'ecologia, il risparmio energetico, il digitale, il marketing e tanto altro. Poi abbiamo un'altra misura che
che ha meno spazio rispetto alle altre, quindi qui bisogna un po' affrettarsi, che è la B13C. Che cos'è? È come quella che abbiamo messo per le piccole, per le microimprese e per i professionisti e anche gli studi di consulenza, cioè il B13A, ma ha un taglio più alto. Queste misure servono anche per far rientrare le imprese che sono uscite dal cratere con una linea prioritaria, ok? Qui anche nuovi progetti di sviluppo da 400.000 euro a 1.500.000 o consolidamento da 400.000 euro a 2.500.000. E più o meno è simile all'altra. Questa misura ha avuto un buon successo. Abbiamo caricato 40 milioni, ne abbiamo già assegnati 30 e quindi su questa credo che andremo abbastanza in pari.